ci vuole armonia tra le nostre vite e quello che siamo dentro per essere felici. La rappresentazione di noi stessi, complice la crisi economica, ma anche una nuova consapevolezza, non passa più attraverso beni da esibire o il godimento individuale di piaceri effimeri. Oggi gli economisti che studiano il benessere della collettività parlano di sobrietà felice, di crescita serena e confermano che la scala dei valori si è ribaltata. In cima i rapporti interpersonali, affettivi, di amicizia, la curiosità, l'apertura intellettuale, in caduta libera l'esteriorità, il voler far colpo sugli altri, la ricchezza. Se negli anni 80, 90, fino a qualche anno fa, il sistema moda ha davvero trainato i gusti e i valori delle persone, quindi un mondo aspirazionale in cui volevi essere come i modelli che sfilavano magari sulle passerelle o essere come i tuoi divi di riferimento. E oggi questo è meno importante, è molto più importante seguire la tua ispirazione personale, osservare magari anche questi modelli, ma poi riuscire a incarnarli nella tua vita di tutti i giorni. In questo senso non è più il fashion system a dettare la tendenza, ma è molto più ad esempio il mondo alimentare, il mondo dell'enogastronomia, il cibo, la convivialità a tavola ad esempio torna ad essere in Italia e non solo in Italia un'esperienza fondamentale per le persone. I nostri weekend sono meno orientati allo shopping e più orientati invece alla preparazione in casa o fuori casa, magari di ricette nuove, alla condivisione con i tuoi amici di questi momenti. Cioè la dimensione alimentare torna ad essere una grande piattaforma di convivialità e di condivisione. E anche il giovanilismo a ogni costo ha fatto il suo tempo. Oggi non solo si portano con orgoglio i capelli bianchi, ma sono proprio le persone più anziane, il che vuol dire anche più sagge, ad essere, secondo una recente indagine, le più contente e soddisfatte di sé. I nonni ritornano ad essere presenze importanti per i loro figli e nipoti. In che modo? Raccontando le loro storie, dedicando tempo alla famiglia. E oggi possiamo dire che gli ultra sessantenni sono forse coloro i quali hanno l'idea più chiara sul loro futuro. Hanno ancora 20-30 anni di aspettativa di vita, non hanno più impegni pressanti, hanno tempo a disposizione e nei casi più fortunati hanno anche soldi a disposizione. Quindi molto spesso sono loro a mantenere le famiglie o comunque a sostenere le famiglie. Sono una sorta di welfare spontaneo. E alla fine questo è interessante perché significa reintegrazione del tessuto sociale. Nel momento in cui il sessantenne o il settantenne trova un suo ruolo fondamentale all'interno della società e torna a essere anche un maestro di vita per alcuni aspetti, ecco che la società si rafforza, il legame sociale si rafforza e da lì forse l'Italia potrebbe ripartire, da questo incontro virtuoso tra le diverse generazioni.